Salve a tutti, sono un gamer e bentornati su Fallout 76 in compagnia di Nonno Teleone, che oggi si sente un po' turista. Visto che gli altri due episodi ci è successo di tutto, quest'oggi Nonno Teleone mi ha domandato: ma perché non ci esploriamo un attimino la città? Peraltro, in lontananza si vedono delle strane e misteriose strutture come quella laggiù, e se non fosse per la nebbia ce ne sono altre da quelle parti. Se andiamo a vedere la mappa potete notare che effettivamente ci sono delle strutture molto strane in una zona molto oscura che di certo non promette bene. E anche l'occasione giusta per inaugurare il fucile da cecchino che ho trovato in giro. Potremmo effettivamente approfittarne un attimino. Non è precisissimo, ma fa comunque il suo porco lavoro. E devo dire che anche il fucile da caccia, da quando l'abbiamo modificato, è qualcosa di fantastico. Soprattutto dalla distanza adesso ha una precisione niente male. Guardate, li stiamo shottando tutti al primo colpo praticamente. Bing. Oh, e finalmente incontriamo un giocatore. Buongiorno signore, come va? Tutto bene? Non mi spari cortesemente, sia magnanimo. Sono uno youtuber faio e famoso, ok? Che poi tutti mi dicono: ma Delon Gamer, ma giochi offline? No, il gioco è solo online. E perché non si incontra nessuno? Mi pare... Mi sta seguendo, vero? Sì. No, grazie, non voglio soldi. Non compro nulla, signore. Dicevo che ci sia un massimo di 24 giocatori su un unico server. Signore, niente a fare, se ti piacere conoscerla. Non abbiamo ancora esplorato le zone interne, quindi un'occhiata veloce la possiamo anche dare. Tanto lo sappiamo che la zona pullulerà di pericoli e rotture di scatole. Signore è chiaramente scivolato, io non c'entro. C'è il tizio che mi sta seguendo, ah no, era un ghoul ferale, buon salve, scusi. Anche lei si identifichi la prossima volta che vedo su un player. Oh, 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 questo è di livello 9, questo è di livello 9. Occhio, fè, quanta gente c'è, buongiorno. Signori, portate pazienza un secondo. Spavo, aiutami tu, ok. Oh, vabbè, oh. E mo basta, veramente però. Ah, non possiamo andare più in alto di così, qua c'è un crollo. Vabbè, non ho trovato nulla di utile, almeno con le tazzine e il resto posso ricavare della ceramica per i componenti elettrici. E no, di là non scende. Parca di quella iperparca. Signore, mi ha fatto cacare in mano. Magari prendiamo un fucile a pompa, che da interno mi pare l'arma più adatta. Oh, guarda gente che c'è. Buongiorno signori, gradiate una fucilata. Fucilate per tutti. Fucilate per tutti. Buon salve, una fucilata anche a lei. E laggiù vedo l'edificio. Sembra, non so, una specie di grande municipio o altro. Do giusto un'occhiata perché le due strutture qua sembrano collegate. Buongiorno signore, non compro nulla, porti pazienza. Usiamo anche la pistola da 10 mm, tanto che ci siamo, perché sennò qua finisco tutti i colpi del fucile. Oh, Nuka Cherry, perfetto, e dei Mentstats. Ho trovato un po' di Nuka Cola e altre cose. Buongiorno signore, mi ha fatto cacare. Porco cane, quanto stiamo salendo in alto parecchio però, Questi codi non sembrano neanche troppo lontani. Devo vedere di scendere quanto prima perché mi sto cacando tantissimo. Uno stealth... Lo stealth boy? Davvero? Quanto durava lo stealth boy? Mio Dio, mi ero completamente dimenticato che esistessero. Scusate un attimo che c'è nonno Teleone che fa la penichella pomeridiana, sapete com'è? C'aveva un po' di barretta della vita da recuperare, si è buttato sul lettino. Nonno, è ora! Dai che dobbiamo andare, porca di quella porca! Cassafortina aperta. Tac, munizioni, steampack, Torace in metallo. Oh, adesso dovrei poterlo indossare in effetti, visto che abbiamo level upato a livello 10. Mi rallenterà un attimino, ma mi aumenta decisamente la protezione dai danni, perché quello in cuoio era molto più leggero, va da sé. Oh, ammetto, mi hanno fatto danni letteralmente a qualunque cosa. Anche i bambini, porco cane, mi sparavano. Ok, allora, in teoria se passo da di qui dovrebbe riteletrasportarmi al piano di sotto, spero. Ti prego, gioco, non c'ho voglia di rifarmi tutti i big giri. Non so dove buio sono finito. Uè, 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 buono, tizio, volevo solo delle indicazioni stradali. Ah, te ne sei morto. La pistola è più debole del previsto. Oh, là, là, porco cane, non ho radiazioni, grazie. Signora, sia buona, non rompa le balle. Ok, innanzitutto ho ucciso un altro po' di ardenti. Oh, ho trovato la scorciatoia, ma non sarà semplice comunque, dovremmo scendere parecchio. Sì, ho trovato le scale. Ok, facciamo una bella fuga verso il basso. Non stiamo neanche a parlare con l'agente dell'uoco. E via, ho ancora un bel po' di città da esplorare. Ok, apriti. Ah, porco cane, mi sono cagato in mano. Buongiorno signore, come va, tutto bene? La vedo un po' morto in effetti. Vai, Delon Gamer, vai, Delon Gamer. Ok, ok, dovremmo essere arrivati al piano terra. Però vorrei dare anche un'occhiata in giro. Oh, salve, non l'avevo vista. Cioè, scusi, ma anche lei spari quando vede il pericolo, no? Aspetta, aspetta, aspetta. Cosa c'è qua sotto? C'è un signore molto ardente. Scusi, gradisco un po' di spav, perfetto. Ok, direi che ho esplorato abbastanza. Torniamocene fuori di qui, è stato un piacere conoscervi. Oh mio Dio, la libertà al sole e il piano terra. Ok, fuori di qui non entrerò mai più in un edificio. Non eravamo ancora entrati in nulla, tranne che fossi in una miniera in quell'episodio con Gabby e Alexis. Ok, vediamo di raggiungere l'edificio là, anche perché il sole sta calando e i porchi stanno salendo. Buongiorno signor supermutante, come va? Tutto bene? Una buona giornata per lei? Oh oh, cos'è quello? Che cos'è quel coso? Che cos'è quel coso? Ma siete scemi? Sparagli, 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 cos'è sto schifo? Cos'è sto schifo?
Ma mi prendi in giro? Signore, signor supermutante, mi dà una mano cortesemente? Uno snallygaster? Oh mio Dio, ma che schifo. Ma perché io esploro i luoghi nuovi e poi trovo i peggio schifi e devo anche ucciderli? Ah, mi ha sputato, ma che schifo. Io volevo essere una persona amichevole. Oh mio Dio, gli fai un cavolo di danni. Devi proprio sparargli in faccia. Wow, se no, i danni non li sente minimamente. Ok. È morto anche un sacco male e mi ha fatto soprattutto tanto male. Pelle di snallygaster, amianto grezzo e acido di scarto. Cos'è sta roba? Ma è uno schifo vivente. Anzi, adesso è morto, è molto meno vivente di prima. Qua c'è un ghoul ferale. Buongiorno signore, è piacere conoscerla. Il problema è che quando ce n'è uno, ce ne sono tanti altri. Comunque, per chi se lo domandasse, esplorare la città? No, brutta idea. Restiamo in campagna, montagna e via dicendo. Ma perché? Devo sempre incontrare... Oh, no, 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 cattivi. No, cattivi. E vabbè. Oh, perché sono andato al Campidoglio? Cioè, ho incontrato meno gente che ero nel livello difficile l'altra volta. Aspetta che c'è ancora un tizio laggiù. Ora c'è molto meno tizio laggiù. Aspetta un secondo che non vorrei infuocarmi. E delle munizioni. Ho trovato il dipartimento della motorizzazione. Non c'ho neanche la patente. Ma santo cielo. Bello grandino l'edificio. La famosa campana di Charleston. Guarda un po', la possiamo suonare? I famosi ghoul di Charleston. Ma vaffanghoul veramente. Signore, mi dia tempo che ricarico l'arma. Ok. No, c'è decisamente troppa gente, porca boia. Buono, ecco il Campidoglio, l'abbiamo visto. Secondo me sono così scemo da entrarci? Probabilmente, sì, dai, un saltino veloce. Ma proprio veloce, veloce al dipartimento della motorizzazione. Vediamo se trovo una patente da utilizzare anche nella vita vera, ci sa mai, oh. Salve, buongiorno, sono venuto a rinnovare la patente. E inaspettatamente i dipendenti ci sono ancora, beh, quantomeno quelli robotici. Questi mi sa che è un bel po' che aspettano per rinnovare la patente. Signori, ormai non ve la fanno più, Questo mi sa che sono il resto degli uffici di Charleston. Scusi, buongiorno. No, la donna delle pulizie, no, grazie signora. Cortesemente porti pazienza, sta facendo un lavoro orribile, voglio essere onesto. Oh, tanta gente, porco cane. Ehi, oi, Bonnie, ragazzuoli. Perché io entro negli edifici? Una pessima idea. Ok, aspetta, piano. Poi mi dicono, Game, perché non miri? Perché tanto le armi fanno schifo e la mia mira pure. Oh, prendi un'altra arma. Prendi un'altra arma. Porco cane, si è rotto fucile a pompa. Devo trovare un banco per riparare le armi. E Delon Gamer trovò l'albero di Natale. In perfette condizioni, peraltro. Scusi, siamo a novembre, è un po' prestino. Ho capito che c'è il panettone fuori da luglio in giro nei supermercati. Ma vabbè, detta. Gli, buongiorno, signore. Porco cane. Guarda, ci sono decorazioni natalizie dovunque. Ok, questo non è decisamente Babbo Natale, però. Aspetta un secondo. Io devo cominciare a seguire i miei consigli. Non entro mai e poi mai nei maledettissimi edifici. Perché l'ho fatto? Ho detto per variare un attimino il gioco. Chiudi anche qua. Vabbè. Signore, 5 secondi. Per fortuna che almeno sono di livello basso. Oh no. No, sanno aprire le porte. Ci speravo io. Signore, porti pazienza. Scusi che le sparo, Sì, vabbè. Devo veramente tornare all'uscita. Mi mancano i bot della motorizzazione. Polizia è un buon segno. Magari potremmo trovare un pochettino di armi o altro. Vediamo un po'. Munizioni, in effetti. Un involtino dolce. E qua da 6 o 700 anni immagino come sia messo bene. Camion giocattolo. Sto trovando tutte robe culo. Ma dai, ma veramente. Aspetta un secondo. Oh, ghoul ferale inseguitore. Ok, questo sarà un attimo più difficile da far fuori. Signore, porti pazienza. Porti pazienza che è veramente difficile sparare con queste armi. Porca boia. E ricarica, cocchio. Scusi, l'ho percuoto anche così, casomai. Ciccio, quando premo alt, perché non dà il colpo? Drogati in vena. Non mi prendi i comandi, secondo me è perché c'è lag. Porca di quella iperporca, basta. Ancora. Ma perché mi palpeggiano tutti quando mi vedono? Poi vedono il VIP. Oh, almeno sto trovando un po' di casseforti. Mi consolo, munizioni. Gamba sinistra da predone. Porta a casa tutto. Cartuccio, fucile a pompa. Mi consolo, qualcosina almeno sto trovando. Bottiglie per un penetrante. Bottiglia Molotov, lo so che hai 7, tizio. Ti faccio bere una bottiglia Molotov, aspetta un secondo. Munizioni, bistecche. Mitragliatrice, una mitragliatrice. È la prima mitragliatrice che trovo nell'intero cavolo di gioco. Buono, c'ho pochissimi colpi, ne ho tipo 40. Ma mi consolo ed è anche perforante. Finalmente un'arma decente, santo cielo. Dove sono finito? Oh mio Dio, l'accesso a sta zona è attraverso un autobus. Ma che brutta zona, ragazzi. Ma siamo in parte alla campana.
E chi l'avrebbe mai azzeccata quell'entrata? Oh, Madonna, partito di Gulf Herald. Buongiorno, guardi, volevo proprio inaugurare il mitragliatore. Capitate punto giusto. Scusate che sto ricaricando, portate pazienza, buongiorno signore. Sì, ma l'imprecisione di questo mitragliatore è qualcosa di incredibile. E i danni praticamente assenti. Vabbè, almeno abbiamo inaugurato il mitragliatore, c'ho ancora 10 colpi, non mi servirà più. Yay! E poi ditemi se io non mi devo arrabbiare. Guarda, guarda gente che c'è laggiù. Allora, The Long Gamer, tatticone e gli spari dalla distanza. Trattieni il respiro e vediamo di pigliarne uno a uno. Aspetta, restatemi cortesemente fermi. Oh, no! Oh, aspetta, 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 è di livello 5. Ok, aspetta, signori, porti pazienza. E con un paio di colpi... c'è andato anche giù. Aspetta, però sono arrivati gli altri. Da dove? Oh, no! Oh, no, 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 no! Aspetti, 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 aspetti che sto ricaricando. Ok, 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 due fatti fuori. Cioè, io sono l'unico che spara con un fucile da cecchino dalla vicinanza. Ma vabbè, sono sempre stato anticonformista. Yay! Oh, 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 c'era anche il cugino. C'era anche il cugino. Spava, spava, aiutami tu. Ok, perfetto. Quanti sono ancora? Wow, 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 ce ne sono altri tre laggiù. Porco cane, guarda gente che c'è. Vabbè, il paradiso super mutante. Aspetta, aspetta, che c'ho anche le granate io ora che ci penso. Dimmi che l'ho tirata bene almeno. Porco cane, mi sta facendo malissimo. Nonno, si droghi. Nonno, le droghe. Porco di quelli per porco. Vabbè, qualcuno dobbiamo aver pigliato. Ok, uno in meno. Aspetta che il signore c'è praticamente morto. Olè. Mamma mia. È livello 11. Sì, porco cane, ho fatto le stragi. Perché nel frattempo i signori sono stati così gentili da aspettarmi. Che bravi figlioli. Ecco qua, no. Ok, morto. Aspetta che c'era un altro lassù di ardente. Non lo piglierò mai. Preso. Incredibile. Oh, mamma mia. E vabbè, ancora altri 4-5 persone. Ma non è possibile, dai. 5 secondi di pace pure per il povero The Long Gamer. Stia buono, signore, stia buono. C'è il signore lassù che mi sta sparando dall'alto. Mi sta facendo malissimo e mi sta anche riuscendo a pigliare. Ok, I believe I can fly. O anche no. Oh, oh, cani selvatici. Oh, perfetto. C'è qualcosa che non tenta di ammazzarmi in sto gioco? Perché è una cosa incredibile. Ui là, cos'è? Ho trovato il villino di Lara Croft? Ui, no, chiaramente Lara Croft non è. Phony, state buoni un secondo. È che ho bisogno veramente tanto tanto di un banco da lavoro. T'ho visto? Di un banco da lavoro. Ma non riesco a trovare nulla di nulla purtroppo. Buon salve, si è accorto del piccolo proiettile sul petto? Ok, fatto fuori. Ui là là. C'è un pure i leoncioni fuori casa. Non dimmi che si può entrare. Sì che si può entrare. Ovvio, The Long Gamer, che razza di domande. Salve, buongiorno. C'è il maggiordomo da qualche parte? Guarda che posticino, niente male. Oh oh, oh oh. Lei non è chiaramente il maggiordomo. Porco cane pieno di ardenti. Buon salve, buon salve. Aspetta un secondo. Però davvero mi serve un'arma che sia più veloce. Aspetta, aspetta. Oh, no, spari. Poi che deve essere il padrone di casa. No, no, non sparare agli ospiti. Porca di quella porca. Sento un bel po' di passi. Mi so che ho tirato un bel po' di gente con i colpi d'arma da fuoco. Porca di quella iper... Porca. Ok, fatto fuori. Mamma mia, quanto è pericoloso sto posto. Peraltro è veramente male andato male. Oh, oh, sento tanti passi sopra di me. È un fucile a pompa, dannazione, però è messo male. E io ho anche troppa roba in inventario. Oh, 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 tanta gente, tanta gente. Ah, porco cane, buono, buono. Porco cane, sei bruttissimo da vicino, amico mio. Ma muorici male, cortesemente. Porca di quella iper porca. Signore, guardi che vedo la sua brutta faccia, porti pazienza. Ok, è andato. Ce n'è uno anche lassù. Ehi, 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 ehi. Ah, senti, non è nel Far West, eh. Aspetta, aspetta. Signore, se mi sta fermo, che già c'ho la mira del menga io, porti pazienza. Quanta gente c'è da ste parti? Oh, 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 oh. Buon salve, scusi, buongiorno. Oh, oh, buono, buono. Sei buono, sei buono, sei buono, sei buono, sei buono, sei buono, sei buono. Chiudi, 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 chiudi. Ah, vorrei anche provare a trincerarmi, ma sono tutte le pareti distrutte. Buongiorno, signore. Devo anche usare la pistola perché sto trovando munizioni per questa più che altro. E il fucile da caccia non mi durerà all'infinito, dannazione. No, 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 scusa, non mi pare il momento di addormentarci. No, no, ci sono i nemici che ci stanno cercando. E non è andato. Allora, ho cominciato a dare un'occhiata. Ci sono dei terminali che non si sa dove prendere la corrente, che raccontano praticamente la storia della famiglia. Ma vabbè, non mi metto a far tutta la lore. Santo cielo, se no... qua andiamo fuori di matto. Sono venuto solo a rubare cose tipo le patatine a San Carlo Junior. No, per un vassoio. Ma vabbè, ci siamo capiti. Buono, dai, abbiamo svaligiato abbastanza la casa della nonna povera di Lara Croft. Direi che ce ne possiamo anche andare. Ah, la luce del sole. Mi fa anche strano. Aspetta, secondo... ma mi pareva strano che non ci fosse qualche schifo ad attendermi. Ma ovvio, De Longhi... Ah, che schifo. Ah, muorici male. Aspetta che prendo un po' di carne di ratto talpa, che dopo mi ci preparo qualcosa. Dicevo, ma basta. Sì, certo. Si vede che non c'è più il giardiniere, porco cane. Guarda, guarda quanto sono questo addirittura idrofobo. Ma no, che mi passi la malattia, schifoso. Ma morici male, ma che schifo. Vabbè, e mi resiste più di un super muta. Oh, sì, ma guarda che ti sto... Oh, grazie, finalmente gioco.
No, davvero, sta famiglia neanche mezzo banco da lavoro. Sono senza fucile a pompa ed è un bel problemone. Guarda che macchina, peraltro. Maledetti, sono contento che vi siete trasformati malo malo. Allora, visto che ormai è un nuovo giorno, vediamo di raggiungere quella zona brutta, brutta, brutta. E tanti saluti. Buono, allora, io sono tornato indietro per riparare le armi e il resto. E adesso ci cominciamo a inoltrarci nella zona un attimino più inquietante. E infatti, già il tempo non è di migliori. C'è il temporale e mi hanno detto che addirittura l'aria potrebbe essere tossica. Yay! Tirami anche un paio di bombe atomiche, gioco. E ho trovato i vigili del fuoco di Charleston. No! Col cacchio che io rientro in edifici quest'oggi. Vediamo un po' cosa si entra. No, è una porta normale in effetti. The Long Gamer, dai, sei entrato in molte strutture quest'oggi. Ti è andata sempre male. Beh, cioè abbiamo di nuovo il fucile a pompa. Perfetto, lo possiamo riutilizzare. Che cosa buona e giusta. Perché sento rumore di bot? Sento tutto, tanti rumori molto meccanici. Mi sa che qua c'era uno dei bot. Ah, è un liberatore. No, scusa, volevo dire era un liberatore. Molto comunista a quanto pare. Oh oh, mi sa che non era l'unico, vero? Buongiorno, scusate, sto cercando un incendio. No, questo è un robot commerciante. Perfetto, quindi non mi sparerà. Ehi là là, per tutti i patiti del pompieraggio là fuori, questo è il futuro o il passato? Una delle due. Però sento tanti casini. No, sono Protectron buoni. Sono Protectron vigili del fuoco. Ma guardali, avete fatto un lavoro di merda. La città è esplosa, ragazzi. Ma vabbè, dettagli. Missione iniziata nel fuoco. No, entra negli sputafuoco. Ma ti sgattarro io male male in faccia. Entra nell'unità più prestigiosa di soccorritori, gli sputafuoco. Ma anche no, ma lasciatemi stare. Il vantaggio è che almeno ho trovato un pochettino di forcine e quindi posso scassinarmi le zone. Un fucile artigianale, progetto gambe metalliche leggere. Ecco, The Long Gamer approva. Questo lo portiamo via e dopo lo distruggiamo, per questo che ci dà delle parti. Aspetta, ho visto il nastro americano. Ok, un po' di cosine utili almeno per procedere nell'avventura. Il... oh, un banco per le armature, perfetto. Anche perché tante delle componenti della mia tuta sono un attimino danneggiate. E quindi è cosa buona e giusta vedere di sistemarle. Ah, però ho già finito l'adesivo, ma che cocchio. Peraltro con i punti avevo comprato una modifica per il Pip-Boy con la vernice Red Rocket. Costato un botto, lasciamo stare, ma tanto te li sblocca. Perfetto, c'è solo del piombo ogni volta che completate delle quest secondarie e via dicendo. Quindi se mia Pip-Boy è un parrazzo, così il nonno è ancora meno masculo. No dai, beh, effettivamente è carino, ci sta, ci sta. The Long Gamer e nonno te lo ne approvano. Buono dai, salutiamo l'unità più figa di tutta la zona, che peraltro non è riuscita a spegnere mezzo incendio, ma vabbè, dettagli. Ho dato fuoco a tante di quelle auto negli scorsi episodi, che metà basta. Buono, ammetto che per un secondo mi ero preoccupato quando ho visto la struttura. Ok, casomai qualcuno volesse fare il pompiere, sapete dove andare. Oh, finalmente ricordare più da vicino queste strutture. Quello che mi preoccupa più che altro è l'aria tossica. Cos'è sta roba? Cos'è che si sono inventati stavolta? Sembra qualcosa che sta per darti una scarica elettrica. Sito di purificazione dell'aria. Non è che state facendo un gran lavoro, ragazzuoli, onestamente. Questo posto si chiama il piccone ruggino. Oh oh, oh oh. Cattivo supermutante. Porco cane, mi sa che è il collega di quello che... non mi dire che quell'altro sta scendendo. Perché quell'altro è un livello 28, voi siete scemi nel cervello. Ah no, mi sta sparando da là sopra. Mi sta sparando da sopra, oddio, finché resta là sopra il The Long Gamer. Au! Ok, c'è più mira del previsto, tizio. Ma con questo caro buon fucile da cecchino, ancora un po' di colpi e dovremmo uscire a buttarlo giù. Ha un'arma laser e io la voglio tantissimo. Signore, ma anche lei un super mutante, scenda e venga a spararmi. C'ho un fucile da cecchino. Aia, comincia a far male, mancano pochi colpi. Ok, col prossimo ci vai giù. No, no, signore, signore, mi stia fermo. Ok, dovrei averlo preso, perfetto. Au, ma comunque ho fatto male, eh. Beh, di certo non posso aspettare che mi curino. Oh no, 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 non volevo andare dentro, fammi tornare fuori. Fammi, forse da qui devo andare sul tetto, probabilmente. Sento rumori di super mutanti. Ho fatto la boiata. Scusate, buongiorno. Ci avevo qui per la birretta. Ok, porco cane, invece mi trovo... no, la sberletta, la birretta, tizio. Porti pazienza, ma ha fatto un sacco male. Oh, oh no. Cattivo super mutante, gradisco una molotov. Ok, a me il super mutante piace focoso. Aspetti, aspetti, aspetti. Aia. Vabbè, spara altre 6 volte. Come fanno a sparare con le armi così rapidamente? Ok, prendi tutto, è un fucile artigianale. Ok, almeno sto recuperando un po' di munizioni. Buon salve, va tutto bene. Vediamo se recupero anche un po' di cibo. No, non volevo scale per andare giù, volevo scale per andare su. Mi sa che sta per arrivare un signore. Porco cane, mi sono cagato in mano. Dicio, mi ha fatto prendere un mega colpo. Nonno, le droghe, nonno, le droghe. Da dove? Da dove? Ma hai fatto malissimo. Sì, ma non potete farmi prendere sti colpi. No, no, tutto bene, ti vedo un po' rinco, mi sa che... No, mi hanno ricretinito il nonno. E il The Long Gamer cosa trova? Un'armatura atomica. Oh, la, aspetta, aspetta, aspetta. Il nucleo di fusione di certo me lo porto via.
Mi avete detto anche di portare via tutti i pezzi? Vabbè, della serie so che è qui. So che qui la torno a prendere perché tutti nei commenti mi urlano dietro tantissimo. Ma ribadisco, sto giocando il gioco in maniera molto casual e tranquilla in effetti. Non so cosa serve a sta cosa non toccare The Long Gamer. E oh, c'erano anche delle grotte? No, no. Porco cane, no. No, 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 no. Assolutamente no. Oh, scusi, 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 scusi. E anche lei chiude la porta dall'interno. Ok, niente neanche in bagno. A parte il signore da parecchi anni, direi. No, qua ci sono scarafaggi, richiuda. Ok, questo posto chiaramente non fa per me. Tornando a noi, come boia si arriva sul tetto? Ah, c'è tutta la struttura dietro. Gioco sì magnanimo. E no, respawnare i super mutanti. Ma perché? Aspetta, aspetta, aspetta che c'ho ancora le molotov. C'ho ancora le molotov, scusi, gradisca. Una molotov, omaggio della casa. Porco cane, fanno anche troppo male sti tizi. C'è ancora mutanti da sotto, aspetta un secondo. Recuperiamo intanto tutte le munizioni. Perfetto. Il cadavere del tizio, eccolo qua. No, non questo tizio, questo tizio. Come fucile da caccia? Come fucile? Avevi un'arma laser, non... Vabbè, avevi un'arma laser? Credo. Oh no, i raggi laser che vedevo erano del robot. Ci sono rimasto malissimo. Ci sono rimasto non malissimo, di più. Di più. Ui là là, ci sono delle scorte di rifornimenti almeno. Porco cane, sto morendo dalla voglia di avere un fucile al plasma io. Ok, controlliamo solo che l'aria non diventi troppo tossica. Se riusciamo ad arrivare alle scorte non sarebbe male. Però come avete visto sono tornati i nostri amici super mutanti. Incazzati con la vita peraltro. Ui là, vedo casini laggiù, che succede? Ah, c'è un devoto ardente, buon... Salve! Aspetta, la senti tutta? Scusi, mi resti ferma, grazie, molto gentile. In compenso Abemus, cassa di scorte che è atterrata sopra una mosca mutante. No, i Tomahawk no, grazie, acqua purificata. Sì, vabbè, ma che schifo, ma perché? Ma non valeva neanche la pena arrivarci. Però siamo nel cuore di questa zona. Mio Dio, decisamente non dovrei stare qui. Do ancora un'esplorata veloce veloce. E poi per quest'oggi direi che abbiamo scoperto un altro bel po' di zone. Niente male. Dove sono i pompieri quando servono? Degli incendi. No, beh, cosa poi è successo da ste parti? Ci posso passare io in mezzo? Aia, aia, aia. Neanche troppo. Neanche troppo. A quanto pare sto coso è più rovente del previsto. Mio Dio, questa foschietta, peraltro non si vede niente. Ho trovato Vlad. Salve, signor Vlad e la signorina mia. Buon salve, come va? Tutto bene? Appalachia. È una parola difficile da scrivere, vi lascio stare. Buongiorno, arrivederci, saluti a casa. Ok, sono quasi arrivato, sto facendo i peggio giri. Il problema è che stanno calando le tenebre. E non è molto sicuro trovarsi qui. Facciamo che ci rifugiamo lì dentro e vi sarò tutti felici e contenti. Oh no. Qualcuno che spara, ma dannazione, perché ogni volta che devo arrivare io da qualche parte... Oh, 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 cercatore di minatori talpa. Cosa? Soffri di gas palustre. Ho capito che faccio scoregge a profusione, ma non è che devi insultarmi. Ah, mia Dio, ma che schifo, qualcuno spari a quei cosi. Ii, morici male, lo faccio per il tuo bene, fidati. Sono una persona per bene. Ok, dalla distanza li stiamo facendo i big danni, li stiamo facendo fuori tutti. Ma il capo potrebbe essere un problema. Oh, direi che qualcuno mi ha notato. Ok, ora però mi noti un po' di meno. Buono, quanta gente c'è ancora. Ma che schifo. Ma per favore, ma qualcuno chiami. Oh, 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 sono tanti. Oh, oh, sono tanti. Aspetta, aspetta. Mi cambi arma qua, dai, un secondo. Oddio, gli fai un cavolo di danni. Ok. Oh, qua ci muoio, qua ci muoio. Porca di quelli per porca, guarda. Che schifo sono sti cosi. Wow, 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 questo non spacca pietre, no, mi spacca il culo, no, le pietre. Ricarica, ricarica, ricarica. Ma santo cielo, oh, ci becca dei poveri. Stai buono un secondo. Te ci muori, te ci muori. Ci morirò anch'io, ma ci muori soprattutto tu. Ma cos'è sto schifo? Rottami di tuta mineraria. Wow, che bello aver usato tante munizioni e armi, yay. Guarda lì laggiù, i maledetti. Devo fare fuori almeno quelli di base. Perché sennò davvero qui me fanno archiulo. Questo è il capomastro. Lui a quanto pare è quello più difficile da buttare giù. Per fortuna che abbiamo sto fucile da cecchino. Quindi sparargli dalla distanza ci semplifica il compito. Ok. Se riusciamo a fargli un po' di colpi alla testa. Olè! Colpo alla testa per davvero. Aspetta che c'è un altro tizio. Lo spacca pietre. Occhio. Che questo spacca di brutto. Ok, mi devo avvicinare perché mi sta facendo sprecare tutte le munizioni del fucile da cecchino. Veloce, veloce, non gli manca molto. Ok, ancora un colpo. Vai di spavvino finale. Olle! Mamma mia. Chiave del condotto minerario abbandonato. Fucile a pompa. E abbiamo trovato il condotto minerario abbandonato. E ci sarà un motivo. Beh, almeno abbiamo incontrato nuove specie animali. L'aria tossica ti danneggia e potrebbe farti ammalare. Ok, a quanto pare non possiamo entrare. Sì, la so che soffro di gas palustre.
Porti pazienza, senza una maschera antigas noi qui non ci possiamo avventurare. No, ok, mi allontano, che c'è il nonno che si sta calando le peggio droghe. E abbiamo un Deathclaw. Oh, perfetto, un Deathclaw. No, 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 no. Mi teletrasporto fuori di qui alla velocità della luce. Ma voi siete scemi nel cervello. Buono, dai, direi che abbiamo incontrato anche troppe cose che quest'oggi hanno cercato di ucciderci. I Deathclaw decisamente sono molto di fuori dalla mia portata. Magari vedremo se esplorare questa zona o cercarcene di altre. Spero ovviamente che la serie vi stia piacendo questo viaggio nella zona contaminata, ma lasciate un bel piacere di continuare la serie. Candidati fieni a crescere e noi ci vedremo in un prossimo episodio. Speriamo senza i Deathclaw, Ratti Talpa, sì, i suoi schifi Talpa e via dicendo. Ciao ciao!